Bene, siamo arrivati all'ultima cena per il commissario Luciani. Il commissario Luciani alla sua quinta avventura si trova alle prese con un caso che sicuramente preferiva non affrontare, perché lui, anoressico, non ama assolutamente mangiare né cucinare ed è costretto invece a fare da angelo custode, a proteggere un critico gastronomico molto famoso che si chiama Dario Dolci e che è un critico gastronomico tipo quelli di Masterchef, insomma, che sta in televisione ed è molto popolare. Viene minacciato di morte e chiede che sia il commissario appunto a proteggerlo. Il problema è che lui dovrà seguirlo sempre, quindi anche nei ristoranti stellati e assaggiare piatti di cui non gli importa assolutamente nulla. Si svilupperà una trama gialla su questa linea e anche su un'altra che riguarda la produzione di olio in Liguria e che ha per protagonista un tunisino. Queste due, diciamo, linee parallele sono la trave portante del romanzo. Il commissario si troverà anche alle prese di nuovo con Sofia Lanni e con Alessandro, il piccolo Alessandro che nel libro precedente, L'enigma di Leonardo, aveva cresciuto come ragazzo padre, diciamo, e quindi ci sono molti sviluppi sia dal punto di vista del giallo sia personali. Quello che mi interessava evidenziare in questo libro è questa grande mania che è nata adesso in Italia negli ultimi anni sul cibo, questa diffusione di libri, di ricette, di fotografie su Facebook, di gente che cucina il pesce con le patate e poi fotografa e posta. Mi sembra, insomma, che ci sia un culto un po' esagerato del cibo, mentre in Italia abbiamo tanti altri valori anche più importanti che dovremmo forse sviluppare. Il libro comunque è divertente, mi sono divertito a scriverlo e penso che ci si divertirà anche a leggerlo, perché ho ritirato fuori un po' la mia vena umoristica che avevo avuto nelle precedenti produzioni.